non è, vedi, porcaccia della sozza Valentina, anche tu mi fai, è lungo, non è che è lungo, è lungo come gioco, ferma. Siamo noi che andiamo di fretta, perché una volta non ci rompevamo le palle, non c'era la televisione, è vero, non c'era il calcio, il calcetto, il calciotto, non c'era tennis, rugby, basket, tennis, pianoforte, inglese e che capisci? Sì, una sì. volta d'estate stavi lì in casa, in campagna, la tua zia, e c'erano dei pomeriggi lunghi da riempire, e ti facevi due palle così, ma t'annoiavi e la noia poi in qualche modo aguzzava l'ingegno, e allora avevi il tempo di giocare a risico, di farti la tua partita. Non era lunga, non era lunga. C'era un'altra cosa. Ti calmi, tranquillo, ti prendi tutti i tuoi tempi. Ecco. Oh. Però se lo dice alla maggior parte della gente a cui ci giochiamo a risico, ma dura troppo, e queste sono le reazioni che ho capito, si hanno. Ma che devi fare dopo? Io che ne devi so. Fare dopo? Atteso dal Presidente della Repubblica, ho seri dubbi, guarda, o c'è un po' la nonnite che voglio andare a letto presto, non lo so. Comunque, continuiamo, ci scrive anche Paolo. Io a casa ho quello vero di Monopoli, addirittura ho il primo in assoluto. Di questo passo tra un po' varrà una fortuna. Io ho un problema, ad esempio. Io ho quello vecchio, sì. Ho comprato quello nuovo e poi l'ho dato via, perché quello nuovo c'ha gli euro, non mi ritrovo con gli euro, e infatti con mio figlio gioco con le lire, però poi non è educativo, perché la lira, vai, capisci, devo metterlo nel sistema metrico decimale economico attuale, e vedi che cosa vuol dire il salto generazionale. Io sono rimasto affezionato alla lira, dite quello che vi pare, l'euro proprio non mi piace, mi sta antipatico, non lo sopporto, ci ha reso tutti quanti più poveri, sì, non abbiamo perso il treno con l'Europa, ma a che prezzo? Perché poi le cose sono raddoppiate, ma gli stipendi sono rimasti sempre quelli, ergo ce l'hanno messo in interposto. Esattamente. Altri sms. Allora ci scrive anche Roberta: con tutta questa tecnologia molte cose si inaridiscono, le dinamiche di gioco tra bambini le lascerei il più semplici possibili, se no poi non ci lamentiamo che crescono tipo piccoli nerd. Perfettamente d'accordo. Esatto, questo è il pensiero, l'ultimo sms che ci è arrivato è il pensiero che secondo me racchiude insomma un po' la nostra riflessione generale. Cioè, io appartengo alla generazione del Pingotronic, che era una cosa quella sì pallosissima, c'era l'effetto novità, ma c'erano queste due righette da una parte, ping, tong, ping, tong. Cioè era il ping pong elettronico, il tennis elettronico, no? Sì, ma tanto Dio, ma vattene fuori, cioè suda. Ma noi giochiamo a campana, l'elastico, insomma. C'è anche da dire che oggi i bambini rompono le palle, per cui non possono uscire per strada nei cortili e quant'altro. Ah sì, è vero, me lo ricordo questo. Pronto? Sì, siamo qua. Sì, no, me lo ricordo, questo è il rumore del Pingotronic. Sì, esatto. Però oggi i bambini li fanno, però poi dicono danno fastidio. Mettiamoci d'accordo. Vabbè, però, che noia, sono bambini. Appunto, vabbè. E devono scavallare. Ecco perché poi sono tutti quanti così depressi. Dunque, vabbè, insomma, abbiamo divagato tanto e molto. Saremo finito, sì. Ha vinto Vecchioni. Abbiamo un minuto di finale. Fammi un commento su questa kermesse. Beh, devo dire la verità. Sì. Sanremo, ho gradito. Ho gradito, belle canzoni, sono contento per questo ragazzo della scuderia di Caterina Caselli, la quale devo dire ha un gran fiuto. Certo, bisognerebbe cambiare le regole per la programmazione dei dischi nella radio. Non era come ai tempi miei, Dio quanto sono vecchio, ai tempi miei andavi, sceglievi il disco e lo mettevi. Sì. La casa discografica ti proponeva il singolo di Fabio Concato che era che ne so, Rosalina, e tu andavi a cercare sul 33 un'altra cosa piacevole, e l'artista e il suo prodotto durava molto di più. Oggi invece, diciamolo una volta per tutte, nelle radio commerciali, nei networks, il disc jockey non sceglie un cavolo. No, è vero. C'è la playlist, c'è il music control. Io non so a chi convenga, a chi giovi, però è la morte della creatività, è la morte della radio. Sono d'accordo. Se voi scavallate da 88 a 108, nell'arco di mezz'ora sentite sempre la stessa roba, e che palle! Cioè, alla fine poi non impari più. Cioè, ad esempio, a mio figlio Battisti degli anni 70, lo faccio sentire io. Sì. Non lo trovi in radio. Ah, beh, no. Non lo trovi. La radio sembra che viva solo il presente, neanche il passato prossimo, solo il presente. Senti dischi che al massimo hanno un anno, devi andartela a cercare, a capare in FM, radio,
che ti manda i dischi degli anni 60, degli anni 70, ci sono gli Emerson, Lake and Palmer, ci sono gli Iron Maiden, ci sono i Procol Harum, c'è Lucio Battisti, c'è Marcello Micci che tra poco entra nello studio, ci caccia, c'è Santino Rocchetti, c'è Gianni Bella, sì, allora io giustamente mi inchino, non nel senso siciliano del termine, mi inchino a Marcello Micci e mi metto diligentemente ad ascoltarlo. Grazie, a domani, ciao. Il programma è stato offerto da Enterprise Solutions.